Ciao, ho preso due dischetti nuovi per farti l'esempio. Ovviamente uno dei due facciamo finta che sia quello rotto. Allora, ti faccio vedere il discorso della molla. Io l'ho usato con un paio di dischetti che avevo comprato e mi erano arrivati un po' sfasciati, avevano la parte superiore qua. La chiusura che era spostata rispetto alla molla e la molla era incastrata. Allora, la molla sotto ovviamente tiene teso in qua la chiusura. Allora, qua lo devo rompere per forza per farti vedere. Facciamo finta che questo sia già rotto. Allora, ok. Questa è la molla, qua. Ok? Come vedi, è una specie di piccola V con questa ansa in mezzo e gli angoli qua non si vede perché la definizione della PSI non è il massimo. Vediamo se con un po' di contrasto riesci a vederlo. Praticamente, sti pezzettini qua hanno un gancettino, cioè i bordi ci sono due gancettini formano come una specie di L. Ci sono due gancettini alle due estremità che fanno una L, sono piegati a 90 gradi. Questo pezzo qua devi andarlo a inserire qui. Normalmente, allora, all'interno dovrebbe esserci una specie di fermo attorno a cui si aggancia, su cui si aggancia questa specie di uncino. Però è sufficiente che tu metti la V che costituisce la molla, l'ansa verso il basso e l'appoggi qua nella parte sinistra tenendo il dischetto rivolto verso di te. Ok, metti la V in basso e il gancetto va infilato sotto. Così. Ok, prendi il gancetto, un'estremità la infili dentro. Metti la V a testa in giù, infili qua nella scanalatura e il gancetto va infilato dentro così, no? Dopodiché l'altro gancetto lo tiri leggermente indietro con l'unghia fino a quando non rimane agganciato qua. Adesso, se tu guardi, praticamente tirando la molla indietro va a scattare normalmente, ok? Anche se la molla non è infilata esattamente in fondo nella scanalatura, che credo sia più o meno a questa altezza qui, ma è solo appoggiata qui, funziona lo stesso, è uguale. Quindi tirando in qua si aggancia qui. Forse è leggermente più lento, nel senso che ogni tanto salta in su la molla, però è più che sufficiente per aggiustare il dischetto. Una volta che hai fatto questo, vai a prendere la tua clip, adesso questa è piegata perché l'ho rotta apposta per farti vedere. Puoi prendere quella di un altro dischetto se ne hai una da sostituire. L'unica cosa a cui devi fare attenzione se prendi una di queste, se prendi una placchetta e togliendola di sfilarla bene da questa parte qua, cioè non dalla parte dove c'è la molla, ma dall'altra parte piano piano piano, cioè tirandola via così, perché il problema è che come la tiri via si deforma, perché questo è di alluminio leggerissimo e per cui si piega, vedi che si è fatta una pieghina qua e si slarga, non chiude più. Quindi comunque tu la tolga si sforma. Se lo fai piano piano piano, se riesci a estrarla piano 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 senza farla in maniera brusca, con molta delicatezza, spingendo piano, spingendo, cercando di tenerla magari chiusa il più possibile,
riesci, cioè io sono riuscito con alcuni dischetti, l'ho sostituita, avevo un paio di dischetti che avevano la placchetta già piegata, sono riuscito a sostituirla con quella di un altro dischetto, sfilandola, facendo molta attenzione a non piegarla. Si è comunque piegata un pochino, per cui non rimane proprio perfetta, però si toglie se fai molta attenzione, non si deforma completamente. Una volta che hai fatto questo, la puoi mettere qua e la sostituisci con quella che c'era prima. L'unica cosa che devi fare attenzione nella placchetta, adesso vedo se riesco a togliere questa senza far danni. Aspetta, vediamo un po' se riesco. Cerca di allargarla, ma senza deformarla più di tanto. Non è facilissimo perché tende a deformarsi subito. Ecco qua, sono riuscito. Ok. Viene via questa stronza. Dai. Ok. Ah, ecco, questo sono riuscito a restarla più o meno senza deformarla. Più o meno è giusta. Allora, all'interno, adesso non riuscirai a vedere perché non si vede dal filmato, dalla risoluzione, a causa della risoluzione sicuramente, però se ci guardi dentro lo vedi. All'interno qua, all'altezza di questo quadratino qua, c'è un gancettino di metallo all'interno che è quello che deve fare presa sulla molla. Tu prendi qua dove hai infilato la tua molla, mettendola. Mi è già scappata via. Dove cavolo è finito? Sono riuscito a farmi scappare la molla. Mo la cerco, mettiamo in pausa un secondo. Ok, no, sono pirla io. C'è la molla, solo che non la vedevo perché c'era poca luce. Allora, la molla è ancora qua, la puoi tirare in qua e scatta. Tu la tieni giù, in modo tale che stia agganciata a questa estremità qua, si è incastrata. Dicevo, la tieni giù in modo tale che stia incastrata a questa estremità qua. Poi prendi la clip dove c'è quest'angolino. Quest'angolino va incastrato nella molla, va nella direzione in cui si trova la molla. Ok. Tiri indietro la molla con l'unghia fino al bordo opposto, infili la clip fino a quando non incastra, ha dei binari per cui devi fare un po' di pressione, devi magari cercare di farla scivolare, sempre cercando di non farla piegare. Questa operazione è un po' complicata perché per farla entrare bene dovresti allargarla un pochino, ma non devi farlo più di tanto perché sennò si slarga. Ok, devi spingere un po'. Ok, una volta che è incastrata nei binari, tu lascia andare la molla e si incastra da sola nel gancetto. Ecco, mi è scappato, volevo rifare. Non è facilissimo come puoi vedere. Allora, non si sia piegato troppo. Allora, tiri indietro la molla. Occhio a non fartela scappare come ho fatto io. Infili il gancetto, infili la, voglio dire, la placchetta di metallo e poi lasci andare il gancio, così il gancio va a incastrarsi nella dove c'è lo spuntone.
dicevo in teoria. Ok. Va a incastrarsi dove c'è lo spuntone e rifunziona come dovrebbe. Visto? Adesso questa ci ho pacioccato un po' troppo perché non mi è venuta bene dovendo fare il video. Non ho fatto tanta attenzione ed è rimasta un po' larga. Però se lo fai bene ti assicuro che viene perfetto o quasi. Vedi? Adesso, la molla si è riagganciata qua al gancetto e quindi rifunziona come prima. È tutto quello che devi fare, cioè devi prendere la molla da qua, devi riuscire a incastrarla in maniera corretta qua nell'angolino. Tieni indietro, infili la placchetta dalla parte opposta, la avvicini un attimo, magari lasci andare la molla. Occhio che la molla quando la lasci andare ti può succedere come è successo a me, che ti scalza un po' fuori, allora, piuttosto se ti capita così, non ti preoccupare, lo rifai, la fai andare un po' più piano in modo tale che magari lo avvicini un po', si deve incastrare su questo puntino qua. Una volta che si è incastrato in questo punto qua, la molla funziona perfettamente. Rimane incastrata fra qui e qui. È tutto quello che devi fare. Prova, al limite se hai dei dubbi, prova a farlo magari prima con dei dischetti vergini come ho fatto io, in modo tale da non andare proprio a farlo subito con il gioco che vale qualcosa, lo fai con due dischetti del cazzo che non valgono niente, in modo tale che ti eserciti e vedi, è proprio un attimo. Ciao!